Buonasera a tutti. La trasmissione di oggi è motivata da una prova che è stata effettuata ieri nel mare di Okhotsk in Russia, nella Russia orientale, ovvero sulla costa del Pacifico. Cosa è successo? Il sottomarino nucleare Vladimir Monomakh è stato utilizzato per una prova sperimentale di un lancio a salve dei nuovi missili imbarcati su sottomarini o unità navali, Bulava. Il Bulava va a sostituire naturalmente i vecchi missili imbarcati. Qual è la novità di questo lancio? Innanzitutto, il lancio non è stato un lancio singolo, ma un lancio multiplo con quattro missili lanciati nel giro di pochi secondi. Vedremo a breve il filmato. E segue questo. Vabbè, adesso vediamo un attimo i filmati e poi vi parlo del resto. Держать боевой курс 150 градусов. Командир УБЧ-5 держать стартовую глубину. Есть, держать стартовую глубину. Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака. Расчеты в блокировке по местам. Боевая тревога, ракетная атака. Запрещены переключения в системах АЭС холодной воды. Qui sono a bordo del sottomarino Monomakh. Начало автоматической пристартовой подготовки 10. 9, Начало автоматической пристартовой подготовки ТОС. Выполнено ТОС. 5, 4, 0! 0! Значит, автоматическая пристартовая подготовка. Значит, автоматическая пристартовая подготовка. До старта 10. Старта 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 0. Заняли точку старта. Есть старт первый. Есть старт первый. Есть старт первый. Первая ракета. Questo lancio visto da un'unità navale. Di pochi secondi l'uno dall'altro. Ognuno di questi Bulava può portare testate multiple per colpire diversi obiettivi. Praticamente questi quattro missili possono distruggere anche 20 città. Come avete visto, il lancio è avvenuto con pochissimi secondi di distanza tra il primo missile e l'ultimo. Ed era la prima volta che avveniva in questa forma. Normalmente abbiamo visto sempre un lancio di un missile che veniva provato e testato. Nei primi anni 2000, questo programma è partito mi sembra nel 2006-2007, per poi arrivare alle prime prove nel 2016. Nel 2016 appunto sono stati provati diversi missili, alcuni erano anche falliti. Uno, ve lo ricorderete forse, sui cieli della Norvegia provocò un effetto particolare per via del carburante che aveva rilasciato nell'atmosfera un alone, una coda di forma particolare strana che fu vista un po' da tutto l'emisfero nord. Per quanto riguarda invece questo lancio, è avvenuto con pieno successo. Ho anche, tra l'altro, la mappa, adesso ve la mostro.
Allora, questa è la mappa della zona di lancio. Il mare di Okhotsk è questo, è un mare chiuso interno russo, al quale non possono accedere perché queste isole, delle quali alcune sono le Curili, che erano giapponesi, sono di russe e quindi chiudono questo specchio di mare che risulta da trattati internazionali un'area, una zona di mare interno. Per quanto riguarda il lancio, è stato effettuato da questo punto fino dall'altra parte della Russia in un poligono militare dove sono arrivati con grande precisione. Nessun missile ha avuto problemi durante il volo. Con questa traiettoria, questa distanza, i missili sono stati provati e possono raggiungere qualsiasi parte del globo e quindi colpire tutti i bersagli di coloro che dovessero attaccare la Russia. Questa prova però parte a poca distanza da un'altra prova. Il giorno 9, infatti, sono stati provati nelle basi aeree russe tutte le forze di bombardieri nucleari, il Tupolev 160, il Tupolev 22M, quelli aggiornati. Successivamente è stato provato anche un altro tipo di attività navale. Adesso ve la mostro. Questa è una corvetta russa che lancia un missile cruise antinave. È un missile, se non sbaglio, questo omologo ai missili cruise come quelli della Marina americana, per intenderci. Un'altra unità navale invece ha lanciato i sistemi di intercetto. Come vedete, sono lanciati verticalmente e sono andate a colpire e con successo il missile cruise. Questo non era un missile ipersonico, era un missile subsonico, come quelli sono quelli in genere, il Tomahawk e altri missili cruise americani, ad esempio. Quindi abbiamo visto, sono stati approntati i sistemi aerei, sono stati provati i sistemi antimissile per la marina. E poi successivamente, come ultima prova, anche i sistemi di lancio dai sottomarini con i nuovi missili Bulava. È uno stato di approntamento al combattimento che sta raggiungendo livelli mai raggiunti prima. È evidente che la Russia teme un aumento dell'aggressività americana, della NATO in generale, contro i propri confini e teme anche delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti. La nuova presidenza Biden intimorisce chiaramente un paese come la Russia, che non ha politiche aggressive, ma che invece da anni subisce una enorme pressione contro i suoi propri confini. Lo spostamento ad est della NATO in funzione aggressiva e intimidatoria causa delle risposte nella Russia, che invece da noi vengono presentate come politiche aggressive. Chiaramente non è così. Come anche ai tempi dell'Unione Sovietica, come si è saputo bene poi dopo, ricordiamo tutti cosa era accaduto con le esercitazioni Ebola Archer dell'83, che incutevano timore nel blocco sovietico perché si temeva che quello rappresentasse l'inizio dell'invasione tanto temuta e dell'attacco occidentale contro le forze dell'Unione Sovietica e dell'Est Europa, e quindi causò quasi una risposta da parte loro, mentre invece si trattava di un'esercitazione.
Ora viviamo un momento in cui le forze russe si stanno preparando a rispondere con grande determinazione ed efficacia ad un eventuale attacco da parte occidentale. Mi chiedo che interesse continui ad avere l'Occidente ad andare contro la Russia e a cercare a tutti i costi di causare prima o poi un conflitto. Nel 2012 credo che l'Unione Europea abbia ricevuto il premio Nobel per la pace per avere garantito 70 anni di pace, no? Come dicono loro, che poi non è neanche vero. Ma si sa, i premi Nobel per la pace ormai li danno a chiunque, come dimostra anche quello dato al presidente etiope, che poi non ha esitato ad attaccare la propria stessa terra occupando militarmente il Tigray, quando semplicemente il Tigray aveva rispettato la Costituzione etiope e indetto le elezioni politiche entro i termini previsti dalla Costituzione e che il presidente invece ha violato. Ora ci troviamo di fronte a un continuo miglioramento delle capacità di risposta russe. La cosa non passa inosservata e preoccupa. Preoccupa perché più loro si preparano a rispondere a un attacco americano o della NATO, e quindi anche europeo, più significa che questo pericolo è percepito come reale. E l'elezione di un presidente che segue determinati schemi politici come Biden non fa che aumentare questo tipo di preoccupazione. Paradossalmente, Trump, che dalle nostre media veniva venduto come guerrafondaio, in realtà guerrafondaio non era. Ha compiuto dei crimini, chiaramente, come tutti i presidenti americani, almeno negli ultimi tempi, uccidendo ad esempio il generale Qassem Soleimani o aggredendo ingiustamente la Siria, sostenendo ancora, nonostante tanti proclami di ritirarsi eccetera, il terrorismo internazionale, perché comunque la presenza americana in Siria aiuta i terroristi a occupare ancora parte del territorio siriano e agisce anche come criminale rubando al popolo siriano il petrolio dei giacimenti Omar e anche nel nord-est del paese. Benissimo, vediamo nei prossimi giorni se ci saranno altre esercitazioni. Quindi dopo la presentazione del 2S-38 presenteremo anche altri aggiornamenti russi con nuovi sistemi d'arma. C'è anche stato recentemente un nuovo aggiornamento, sono stati consegnati i primi SU-34 con dei pacchetti di aggiornamento. Cercheremo di capire bene in cosa consistano, perché già l'SU-34 è il miglior cacciabombardiere al mondo attualmente prodotto, e se i russi addirittura riescono a migliorarne ancora le capacità, è un continuo miglioramento che in Occidente non sembra esserci, almeno per quanto riguarda alcuni esempi. In Occidente hanno tirato fuori alcune versioni migliorate dell'F-16, dell'F-15, che sono prodotti che risalgono agli anni 80 e però sono stati aggiornati, mentre l'F-35 zoppica sempre un po' con costi elevatissimi e mille problemi a cui si deve far fronte tra aggiornamenti software e problemi di meccanica e di affidabilità. Va bene, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Vi ringrazio per l'attenzione. Ah no, scusate, ho ancora un filmato da mostrarvi con le immagini anche del sottomarino che esce in mare. Eccolo. Questo sottomarino appartiene all'ultima classe di sottomarini nucleari, tattici. Questi sono sottomarini di attacco nucleare. Queste sono le immagini che abbiamo già visto prima.
Боевая тревога, ракетная атака. Запрещены переключения в системах АЭС, холодной воды, водогидравлики. До начала автоматической пристартовой подготовки 10. 9. Начало автоматической 8, пристартовой 7, подготовки ТОС. 6. Выполнено ТОС. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. Начата автоматическая пристартовая подготовка. Начата автоматическая пристартовая подготовка. До старта 10. До старта 10. 9. 9. 8. 8. 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ставо guardando gli schemi là dietro appeso alla parete. Товарищ командир, ракета залпа стартовали, готов снять режим боевой. Снять режим боевой. Снимается режим боевой. Va bene. Abbiamo anche ascoltato al termine del messaggio, del filmato, usare la parola товарищ. A persone legate comunque, che hanno un bel ricordo dell'Unione Sovietica, del tempo in cui c'era l'Unione Sovietica, in cui si viveva meglio anche da noi che eravamo al di qua del muro, fa sempre piacere sentirlo. Chissà mai che un domani non si possa tornare a ascoltarlo più di frequente. Vi ringrazio per l'attenzione, facciamo sempre molta attenzione. Ci sono le zone gialle, ma questo non significa che sia cessato il pericolo. Fate attenzione, proteggetevi e non lasciatevi colpire da questa pericolosa infezione virale che è il Covid. Qui abbiamo già perso purtroppo alcuni amici e vediamo di non caderci anche noi. Grazie dell'attenzione, vi saluto e buona serata.